Buonasera a tutti. Allora, io oggi sono qui per raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Se non fosse successa veramente, io credo che chiunque direbbe ma no, questo non è possibile. Allora, prima di tutto, va bene, parliamo di Berlioz e questo lo sappiamo. Qualche notizia su questo musicista nato nel 1803 bisogna darla. Allora, Berlioz, prima di tutto, per molti rappresenta il musicista romantico per eccellenza, genio e sregolatezza, una specie di eroe byroniano, vulcanico, estroverso. E solamente Liszt è abbastanza simile a Berlioz, perché gli altri musicisti romantici sono tutti un pochino diversi, poi lo vedremo. Allora, Berlioz nasce in Francia. Comincia a studiare musica relativamente tardi, cioè a 12 anni, però a 13 anni già comincia a scriverla. E i suoi primi passi da compositore sono quindi da autodidatta. Inizia, cioè lui entra in conservatorio a 23 anni, prima studia solamente privatamente o da solo. E il padre è un medico, anche abbastanza importante, ha scritto dei testi importanti. E avrebbe voluto che seguisse la sua professione. Infatti a 18 anni lo manda a studiare a Parigi medicina e Berlioz segue un po' questi corsi, dopo un po' si annoia, non ha voglia e non dice niente al padre, ma non va più all'università e invece comincia a frequentare la vita musicale della capitale francese, soprattutto la vita operistica, e negli anni successivi riesce anche a far eseguire alcune sue composizioni, bisogna dire che con un discreto successo. Poi nel 26 proverà a fare il concorso più famoso per compositori che c'è a Parigi, non lo vincerà, lo tenterà l'anno dopo, poi ancora l'anno dopo, poi ancora l'anno dopo, e finalmente nel 1830, dopo 5 volte che lo fa senza vincere niente, lo vincerà. E poi diciamo che le condizioni economiche, perché uno potrebbe dire sì, questo padre però insomma avrebbe voluto che lui facesse il medico, appena il padre ha saputo che lui invece di frequentare l'università faceva altro, gli ha tolto ovviamente la paga che gli dava e quindi lui ha dovuto arrangiarsi in condizioni economiche piuttosto precarie e comunque continuava ancora a frequentare sempre l'ambiente letterario e artistico parigino, ma di alto livello. Lui frequentava Victor Hugo, frequentava Alexandre Dumas, questa gente qui. Poi nel 1827 inizia la nostra storia incredibile. Esattamente l'11 settembre del 1827 lui va a teatro a vedere alcuni lavori di Shakespeare, che era un autore che lui non conosceva, li va a vedere in inglese, deve avere lui in inglese, non lo sa, quindi non capisce niente di quello che stanno dicendo, però poi si fa dare una traduzione in francese, se li legge tutti e va a vederli più volte questi lavori che erano rappresentati da una compagnia inglese e si innamora perdutamente di un'attrice irlandese che faceva parte di questa compagnia, che faceva la parte di Ofelia e che si chiama Harriet Smithson. Questa è Harriet Smithson, però lui non è che si innamora così. Quando lui si innamora, Comincia a scriverle un'infinità di lettere appassionate, non ottenendo nessuna risposta. Tra l'altro le lettere erano in francese e l'Harriet in francese non lo conosceva, quindi non c'era. Arrivò ad importunarla in vari modi, anche non so, affittando una stanza vicino dove abitava lei per poterla spiare, oppure incontrandola per strada facendo finta che era una coincidenza, eccetera. Fino a che lei, ovviamente, come potete immaginare, era un pochino scocciata, anche perché non era una gran bellezza questo Berlioz, ma soprattutto era un tipo un po' strano. E poi lei di innamorati, insomma, di fans ne aveva tanti. Ma la cosa che poi alla fine succede è che Berlioz viene a sapere che
l'attrice aveva una relazione con il suo manager e cade in, una, in un esaurimento nervoso, si potrebbe dire, oggi si chiamerebbe una grave depressione. Nel 1830 compone il brano di cui parleremo oggi, cioè la Sinfonia Fantastica, che è ispirata appunto a questo amore infelice, lo portò alla disperazione. Lui cominciò a probabilmente a fare uso di oppio, poi dopo vedremo perché l'ho chiamato il trip di Hector Berlioz. E questo brano, cioè la Sinfonia Fantastica, lo impose a 27 anni, pensate, alla ribalta internazionale. Ora, la Sinfonia Fantastica è musica a programma. Cosa vuol dire musica a programma? È una musica che ha un'ispirazione extra musicale dichiarata, puntualmente descritta appunto in un programma, cioè c'è un testo che accompagna la musica. E nel caso della Sinfonia Fantastica il testo, come potete immaginare, è di natura autobiografica. Lui sta parlando di se stesso, sta parlando di questo amore infelice. Questa è la prima delle innumerevoli novità di questo brano, cioè non si era mai vista una descrizione così precisa a livello letterario, proprio delle corrispondenze fra musica e elementi extramusicali e all'interno di una sinfonia, perché questa in realtà vedremo che è una sinfonia. Bisogna fare una piccolissima digressione sulla musica descrittiva, perché la musica descrittiva, come potete immaginare, è sempre esistita. Basta pensare alle quattro stagioni di Vivaldi, basta pensare alla pastorale di Beethoven, esempi più illustri, diciamo, di musica con valenze descrittive. E però in questi casi la conoscenza dell'argomento a cui si ispirava la musica non era essenziale per la fruizione dell'opera. Invece Berlioz, quando presenta questa sinfonia, dice questo: la trama del dramma strumentale, privo dell'ausilio della parola, deve essere esposta anticipatamente. Il seguente programma va dunque considerato come il testo parlato di un'opera, utile a unire frammenti musicali di cui esso motiva il carattere e l'espressione. E in effetti lui, la prima rappresentazione, distribuì questo programma fra gli ascoltatori. Per lui era molto importante che gli ascoltatori sapessero di cosa parlava questa musica. Quindi un dramma strumentale, lui lo chiama, senza parole. E il programma, quindi, in questo caso ha la stessa funzione di quella che ha la sinossi di un'opera. Noi sappiamo che cosa succede in un'opera e quindi riusciamo a seguirla, anche se non capiamo bene le parole, però riusciamo a seguirla. Invece qui le parole non ci sono, ma noi possiamo seguire la musica grazie a questo testo che viene distribuito. A dire il vero, e qui veniamo al discorso dei musicisti romantici, la maggior parte dei musicisti romantici non vedeva molto di buon occhio questa musica descrittiva. E la consideravano, per esempio Schumann la considerava un genere inferiore di musica, perché lui diceva non è autosufficiente, la musica ad alto livello non deve aver bisogno di appoggiarsi a un testo per essere apprezzata, perché deve essere importante per ciò che essa è, indipendentemente da quello che significa. Invece secondo Berlioz, e qui è la differenza tra con gli altri romantici, secondo Berlioz e anche secondo Liszt, lo vedremmo, è un programma esplicito, cioè un testo letterario che serve a definire meglio i sentimenti che vengono espressi dalla musica. Quindi per loro un testo innalza, non abbassa la musica, perché appunto la innalza a livello espressivo. Queste due concezioni sono due concezioni antitetiche, sono due concezioni inconciliabili, attraversano tutto l'Ottocento, arrivano fino al Novecento. Stravinsky dirà: la musica è incapace di esprimere qualunque cosa, con ovviamente un'iperbole, diciamo, ma lui voleva dire questo, che la musica esprime solo se stessa. E, però, insomma, sono due concezioni. Una, quella della musica a programma, è soggettivista,
quella della musica pura, diciamo, è una concezione oggettivista. Comunque, sicuramente il fatto che sia esistita la musica programma ha dato la possibilità, e questo è molto importante, di rinnovare una forma musicale come la sinfonia in un momento in cui questa forma era in crisi. Detto tutto ciò, l'ultima cosa che noi potremmo immaginare è che la maggior parte della musica della sinfonia fantastica non è scritta per la sinfonia fantastica, ma per altre composizioni che lui aveva scritto precedentemente che erano state inutilizzate o incompiute. Questo non lo sa quasi nessuno, a meno che uno non vada a guardarlo, a cercarlo. Questa è la verità. Cioè Berlioz era un grande campione di autoimprestiti, forse ancora più di Rossini, cioè lui prendeva un pezzo suo e lo metteva dentro in un'altra sua composizione. E il lavoro che fece Berlioz in questo caso invece però fu comunque un lavoro molto creativo, perché lui praticamente cucì insieme, diciamo, e anche modificò un po' questi pezzi che già esistevano e li cucì insieme e praticamente usando come collante proprio questo programma. Basterebbe questo per capire che l'argomento musica descrittiva è un argomento molto complesso, cioè quello che dice no, è importante che voi sappiate che cosa significa questa musica e poi va a pigliare il pezzo che aveva già scritto, che vuol dire un'altra cosa completamente diversa, no? È evidentemente è abbastanza strano. Allora, la Sinfonia Fantastica si divide in 5 movimenti, come la Pastorale di Beethoven, e a un musicista viene spontaneo a questo punto chiedersi ma questa è una vera sinfonia oppure no? È una vera sinfonia, cioè il modello classico della sinfonia è ancora evidente, in particolare ovviamente Beethoven, perché tutti quanti a quell'epoca partivano da Beethoven. Non dimentichiamo che Beethoven era morto nel 1827, quindi contemporaneamente alla diciamo, la stesura che Berlioz fa di questa sinfonia. E prima di addentrarci appunto in ciascuno di questi movimenti, parliamo appunto di questo titolo un po' particolare che io ho scelto, cioè il Trip di Hector Berlioz. Perché il Trip? Allora, ecco come inizia il programma della sinfonia. Dice: un giovane musicista di sensibilità morbosa, cioè lui lo sa di essere un po' strano, e di immaginazione ardente, in un eccesso di disperazione amorosa si avvelena con l'oppio. Ma la dose è troppo debole per dargli la morte e lo fa cadere in un sonno pesante, accompagnato da strane visioni, durante il quale sonno le sensazioni del suo cervello malato si traducono in immagini musicali. La donna amata è divenuta per lui una melodia che, come un'idea fissa, ritrova e riode ovunque. Questa storia dell'idea fissa che è la melodia, allora noi potremmo dire Berlioz faceva uso di oppio, ma sì, probabilmente sì, e soprattutto in alcune parti della sinfonia dipingono effettivamente delle allucinazioni, sembrano delle allucinazioni che il compositore ebbe realmente durante questi viaggi che lui faceva con l'oppio. Secondo me è così. Anzitutto dobbiamo parlare appunto di questa idea fissa, di questa idea fissa, della quale parla appunto il programma della sinfonia, perché l'idea fissa non è che è una melodia, ma la melodia rappresenta la donna amata. No, lui dice la melodia è, l'amata è divenuta una melodia, cioè lui che è musicista non è che pensa all'amata, lui pensa direttamente alla melodia che rappresenta l'amata, una cosa un po' così, diciamo, contorta, però è. Questa melodia ricorre ossessivamente in tutti i 5 movimenti, cioè un tema musicale ciclico che svolge la funzione che poi nell'opera wagneriana avrà il famoso leitmotiv, cioè ogni personaggio è legato nell'opera di Wagner a un motivo, a una melodia, a un inciso. Qui questo, diciamo, è la prima volta però nella storia della musica che una melodia è legata strettamente a un personaggio, cioè a una persona. Non l'aveva mai fatto nessuno fino a quel momento. E l'inizio di questa melodia viene da una cantata che aveva scritto Berlioz nel 1828, che si chiamava Erminie, ma è proprio uguale,
non è cambiato niente. Cioè, l'inizio è quello. Poi però c'è uno sviluppo che lui fa. Allora, la melodia praticamente è questa. Sentite, è una melodia lunga, complessa, anche difficile da, come dire, memorizzare, no? Ma lui lo sa, e infatti è quello che la ripete tante volte. È in realtà una melodia che non ha niente della melodia spontanea. Non è una melodia spontanea alla Schubert, non so, alla Verdi, cioè, è una melodia fabbricata con cura, è formata da più frasi, ciascuna delle quali sale più alto di un grado, di un gradino, per poi ricadere inesorabilmente. Questa cosa è lui, quando vede questa donna, perde completamente la testa e ogni volta cerca di rialzarsi, ma ricade. Allora, come è stata fabbricata. Questo è un meccanismo, è alta ingegneria musicale, non c'entra niente l'oppio. Qui proprio lui si è messo a tavolino e ha scritto proprio una cosa che aveva un effetto. E l'accompagnamento però è la cosa che... l'accompagnamento è questo. Io la prima volta che ho sentito ho detto, ma questo è matto. Cioè, è una melodia così pura, così nobile, l'amata, l'amore, cioè è lui. E questo che cos'è in realtà? Beh, questo è geniale, perché questo è il cuore, è il suo cuore che batte in realtà. In maniera un po' goffa, perché lui lo sa di essere goffo. Lui non è all'altezza di questa donna, capito? E poi continua, quando continua, sembra quasi Stravinsky questa cosa, se lo faccio l'accompagnamento da solo, è questo. È una cosa completamente sconnessa, cioè è l'extrasistole sua, no? Eccetera. Allora, quindi una condizione di esaltazione, un cuore che batte. Certo, non è, diciamo, l'accompagnamento classico che ci aspetteremmo, ma a lui non gliene frega niente della classicità. Ma cosa avranno pensato i musicisti che invece hanno sentito per la prima volta questa cosa qua? Noi sappiamo che le reazioni dei colleghi di Berlioz alla prima esecuzione furono molto diverse. Allora, nel 1830 Beethoven era morto da poco e questa sinfonia sembra fare un salto in avanti, ma non di 10-20 anni, di 70 anni, di 80 anni. E è un caso unico nella storia della musica. Noi oggi possiamo far fatica ad immaginarlo, ma all'epoca in questo brano, per chi ascoltava, non c'era niente di familiare. Era un numero impressionante di novità sconvolgenti che aggredivano proprio lo spettatore. E è una cosa che poteva entusiasmare alcuni e fare inorridire altri. E infatti quello che era più entusiasma di tutti era Liszt. Liszt era amico di Berlioz quando aveva 15 anni, pensate, 15 anni. A 15 anni Liszt era già un grande pianista
E Berlioz aveva 8 anni più di lui, quindi lui lo vedeva come una figura un po' paterna quasi a quell'età. E a 20 anni Liszt va a sentire questa sinfonia fantastica e rimane proprio rapito dall'esecuzione, cioè è subito sicuro di trovarsi di fronte all'uomo nuovo della musica. E era un artista rivoluzionario Liszt, e per lui quindi questa sinfonia fu una rivelazione assoluta, al punto che quella sera stessa invita Berlioz a cena a casa sua, non me lo sto inventando, è vero, invita Berlioz a casa sua a cena e gli dice: senti, io voglio scrivere una trascrizione di questa sinfonia per pianoforte. E Berlioz, che il pianoforte non lo sapeva suonare per niente, perché guardate, noi siamo abituati che il musicista deve saper suonare tutti gli strumenti, Berlioz non sapeva suonare niente, Berlioz sapeva suonare un po' la chitarra, che è l'unico strumento che in orchestra non c'è, e il pianoforte manca una scala sapeva fare, proprio niente, proprio zero, no? Capirete, fronte a Liszt lui dice: bah, io sarei felicissimo. Dice: ma come fai a trascrivere una roba così? È impossibile. Lui dice: ma tu lascia fare che io ce la posso fare, no? E scrive Liszt, in quegli anni, Liszt dai 20 ai 22, 23 anni, è il più grande pianista del mondo e ha inventato il pianoforte che diventa un'orchestra grazie a Berlioz. Cioè Liszt ha effettivamente fatto questa trascrizione che dura un'ora. Oggi non la suona nessuno. Perché non la suona nessuno? Perché è ineseguibile, cioè nel senso solo Liszt riusciva a eseguirla. Lui ha altre cose che ha scritto in quel periodo, si è reso conto che era l'unico al mondo che riusciva a suonarle e allora le ha rese più facili, gli studi trascendentali, cioè la prima versione, la seconda, eccetera. E invece questa no, questa diceva: tanto chi è che gli viene in mente? Dice, questa è rimasta esattamente come quando l'ha scritta Liszt. E quindi è una cosa che nessun pianista, giusto, cioè, ci sono due o tre incisioni, cioè di gente che la fa anche con la sovraincisione, fa dei trucchi secondo me, però non c'è nessuno che dal vivo si mette a suonare una roba così, un'ora di musica così, è impossibile, è veramente impestata, è una cosa impossibile. E Mendelssohn tutto il contrario. Mendelssohn era cresciuto nel culto di Bach, nel culto di Mozart, questa musica apollinea, questa musica perfetta. E Mendelssohn, quando va a sentire questa sinfonia, dice: trovo l'opera incredibilmente disgustosa. Dal suo punto di vista, si può anche capire il perché ha avuto questa reazione. Allora, ecco il primo movimento, e adesso io chiaramente non faccio sentire tutta la sinfonia, faccio sentire 2 minuti di ogni tempo. Allora, il programma di questo primo movimento dice: egli sarebbe il musicista, ricorda il malessere dell'anima, l'onda di passioni, la malinconia e la gioia, cioè c'è tutto qua dentro, la gioia senza perché, provate prima di incontrare la donna che ama, ricorda l'amore vulcanico che ella gli ispirò al primo sguardo, l'angoscia delirante, la gelosia furiosa. Questo primo sguardo in realtà non ci fu mai, perché lei per 2 anni non sapeva manco chi fosse, no? I ritorni di tenerezza, i conforti religiosi, perché lui alla fine, non è vero, però, perché non era molto religioso in realtà Berlioz, però lui dice: alla fine mi sono dovuto consolare con la religione, no? Ecco. E l'introduzione di questo primo movimento si basa su una romanza. Questa, ragazzi, è interessante, perché è una romanza che ha scritto da Berlioz quando aveva 16 anni, ispirata dalla sua prima passione non corrisposta, cioè una certa Estelle. Lui aveva 12 anni, lei ne aveva 17, quindi lui era molto precoce, ma lui ha scritto questa romanza a quell'epoca perché era rimasto innamorato di questa Estelle. Questa romanza poi era stata distrutta, ma lui se la ricordava tutta e l'ha scritta, lui dice che è la propria tale e quale, all'inizio di questo brano, e decise di inserirla appunto come introduzione alla sinfonia, perché rappresenta la malinconia causata dagli infelici amori giovanili. Adesso io non ve la suono questa introduzione, perché sennò facciamo troppo tardi, però ascoltiamo adesso il frammento appunto del primo movimento, 2 minuti, l'apparizione di questa idea fissa, di questa idea fixe. Thank you.
in mezzo a questo primo tempo si trovano dei passaggi che da un punto di vista, diciamo così, compositivo non hanno nessun senso. Perché non hanno nessun senso? Perché non devono avere nessun senso. Perché lui vuole dipingere la follia. La follia è questa. Vi faccio sentire un attimo proprio qualcosa da parte centrale. Da nessuna parte, ma dura ancora tre volte quello che ho suonato io adesso, no? Allora, quando Schumann fa una recensione di questa sinfonia e la fa su questa che ho suonato adesso, che è la trascrizione di Liszt, ovviamente è entusiasta, perché anche Schumann era un altro rivoluzionario. Però poi c'è una lettera che Schumann scrive a Liszt, una lettera molto divertente, e dice: io ho letto questa sinfonia, è bellissima, è fantastica, dice, sono dei passaggi dove non ho capito niente. Dice: ma sono proprio così? Cioè, lui sta dicendo a Liszt: ma non è che per caso ti sei sbagliato, che hai scritto delle note che non sono quelle giuste, no? E Liszt, che avrebbe potuto offendersi, dice: ma come ti permetti di dire che insomma io posso aver scritto fischi per fiaschi? Lui gli risponde educatissimamente, gli dice: proprio così, non ci posso fare niente, ha scritto questo. E va bene. Poi, secondo movimento, un ballo. Egli ritrova l'amata in una festa da ballo, tra il gaio tumulto delle coppie danzanti. Il ballo, diciamo, era il valzer. Insomma, quando uno pensava nell'Ottocento a un ballo, pensava a un valzer. Quindi lui, effettivamente, fa un valzer. Questo secondo movimento è un valzer, c'è un uso massiccio delle arpe, di due arpe. Guardate che ogni movimento ha una qualche cosa che lo contraddistingue da tutti gli altri, anche l'orchestrazione è diversa. In questo secondo movimento, ma solo in questo secondo movimento, ci sono due arpe, certe volte ne usano quattro, perché due non bastano, che si raddoppiano. E le arpe non erano mai state usate in nessuna sinfonia, si usavano nella musica operistica, ma non nelle sinfonie, è la prima volta. E quando entra l'amata, l'idea fix, che adesso ascolteremo a un certo punto, in contrappunto lui ci mette alcuni frammenti di questo valzer. Quindi all'inizio c'è il valzer e poi c'è la riapparizione dell'amata. Thank you.
scena nei campi e invece il movimento numero 3, è un adagio. Una sera d'estate, vagando tra i campi, egli ascolta due pastori che cantano una nenia alpina. Berlioz era nato in un paesino sulle Alpi francesi, quindi lui sta parlando anche della sua infanzia. Questo dialogo pastorale, unito al lieve mormorio degli alberi scossi dal vento, contribuisce a rendere al suo cuore una strana calma e a rivestire le sue idee d'un colore più sereno. L'idea fissa però riappare, cioè lo perseguita questa donna. Il suo cuore si stringe, presentimenti dolorosi lo turbano. Uno dei pastori riprende la serena melodia, ma l'altro non risponde più. È il tramonto, un lontano brontolio di tuono, solitudine, silenzio. Non riesce a trovare pace neanche nella natura. Quando si parla di pastorale, ovviamente si pensa subito a Beethoven, no? E in effetti questo interessantissimo adagio, che non è stato capito per niente dai contemporanei, era questo che Mendelssohn diceva che era incredibilmente disgustoso. E in realtà questo adagio è il tempo più beethoveniano di tutta la sinfonia, quindi paradossalmente avrebbe dovuto essere anche quello magari forse meno strano di tutti quanti, ma ci sono delle cose incredibili. Allora, prima di tutto, per dipingere musicalmente questi due pastori che dialogano fra loro con questi corni alpini, lui usa due strumenti a fiato, uno è il corno inglese e l'altro è l'oboe, però l'oboe lo colloca dietro la scena, e questa è già una cosa nuova. Succedeva nell'opera lirica anche questa cosa, degli strumenti che venivano messi dietro la scena, ma nella sinfonia non sarà mai visto. E quindi, distante dal resto dell'orchestra, si sente questo oboe. E poi invece dentro è un esempio di spazializzazione del suono, si chiama oggi, a fini drammatici. Quindi qui è un pastore di qua che dice la sua e questo altro pastore che risponde da lontano. L'idea di usare il corno inglese, che era uno strumento che non era molto comune nell'epoca, anche questo mai usato in una sinfonia in ogni caso, è probabilmente derivata dall'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, dove c'è appunto un punto in cui si sente questo corno inglese, e voi sapete che si svolge in Svizzera, quindi insomma quello è il momento campestre, il momento diciamo sulle Alpi svizzere, si sente questo corno inglese e lui è venuto in mente, dice, ma io lo frego a Rossini, no? Che poi a lui, tra parentesi, Rossini gli faceva schifo, Berlioz non piaceva per niente Rossini. E era anche ricambiato, bisogna dire la verità, perché non ci sono due musicisti più diversi nella storia della musica fra Berlioz e Rossini. Quindi, però la sinfonia del Guglielmo Tell a lui era piaciuta e soprattutto questo episodio alpestre. Quindi a livello di orchestrazione però la cosa più interessante sono i quattro timpanisti. Ricordiamo che fino a quel momento c'era un timpanista nell'orchestra, no? Quindi lui ne usa quattro, e questi quattro timpanisti cosa fanno? Sicuramente si contrappongono, se sentirete adesso, al corno inglese facendo questo brontolio del tuono, cioè lui è in campagna e sente questo brontolio del tuono, e questo brontolio del tuono è dato a questi quattro timpani.
Prima di affrontare gli ultimi due movimenti, bisogna parlare della importanza di Berlioz come orchestratore. Berlioz è stato veramente un mago dell'orchestra, ha inventato, bisogna dire, l'orchestra moderna. È stato un mago come Richard Strauss, per esempio, un altro grandissimo mago dell'orchestra, però era padrone dell'orchestra in modo istintivo, cioè lo era indipendentemente dagli studi che aveva fatto. Qui bisogna dire una cosa che pochi sanno: questa abilità nel trattare l'orchestra in gran parte è qualcosa di innato. Non tutti i compositori, nemmeno i più grandi, ce l'hanno. È un dono. Per esempio, non ce l'ebbe Schumann, non ce l'aveva Chopin, in certa misura neanche Liszt. Possiamo dire, andare avanti, Brahms fece un po' di fatica e persino Beethoven non era così tanto bravo a orchestrare come Berlioz. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. E Berlioz era talmente cosciente di questa sua incredibile capacità che decise nel 1843 di scrivere il primo trattato che esiste di strumentazione, di strumentazione, lo chiamò Grande Trattato di Strumentazione ed Orchestrazione Moderne, 1843. È un trattato che ancora è in parte molto valido. E il titolo era molto azzeccato, cioè moderna, perché appunto abbiamo detto l'uomo che ha inventato l'orchestra moderna è proprio Berlioz, non solamente nelle sue dimensioni, perché queste di Berlioz sono delle orchestre gigantesche, solamente 60 violini lui voleva, i violini, poi c'erano le viole, le violoncelle, i contrabbassi, tutti gli altri, però lui 60 violini come minimo ci volevano. E poi c'è da dire anche che soprattutto c'era una novità nella concezione sonora, c'erano procedimenti orchestrali che erano veramente nuovi, inauditi, proprio perché c'era un'idea nuova che ci stava dietro, cioè il timbro, cioè il colore musicale, si staccava da tutti gli altri parametri musicali e acquistava il valore in sé. Anche questo era una cosa nuova, cioè il timbro diventava importante quasi più di tutto il resto. E questa cosa faceva sì che appunto l'orchestra produceva queste sonorità sbalorditive, assolutamente impensabili nel 1830. Noi stiamo parlando di un pezzo, Beethoven era morto da 3 anni, questo sembra un pezzo scritto 50-60 anni dopo, come minimo, la morte di Beethoven, non 3 anni dopo la morte di Beethoven. E dobbiamo ringraziare anche il fatto che Berlioz fosse un grande idealista, che non scendeva a patti col mondo concreto, cioè non è che se arrivava in un posto e dicevano oh, 60 violini, ma scherziamo, ma neanche per idea, li pagava di tasca sua pur di avere tutti i 60, infatti si è indebitato per tutta la vita, perché in realtà si pensava sempre in grande, ok, senza doversi curare della effettiva realizzazione delle sue musiche. A volte gli andava bene, a volte gli andava male, e quando gli andava male doveva appunto, questi lavori faraonici doveva pagare lui l'orchestra. Successe diverse volte nella sua vita. Infatti, se volete, le finanze di Berlioz erano sempre così. Non era mai sicuro, tranquillo. Adesso vediamo il movimento numero 4, la marcia al supplizio. Sogna di avere ucciso la donna amata, d'essere stato condannato a morte e di essere condotto al patibolo. Lui nel frattempo ha preso l'oppio, no? Perché era talmente disperato, non ne poteva più, ha preso l'oppio, però è successo quello che abbiamo visto, cioè che inizia questo trip. Questo trip che lui ha, lui si vede condannato a morte perché ha ucciso la sua donna. E il corteo avanza al suono di una marcia, ora cupa e feroce, ora brillante e solenne. Un sordo rumore di passi succede senza transizione agli scoppi più fragorosi. Alla fine riappare l'idea fissa. Lui prima di morire, bellissima questa immagine, lui prima di morire, cioè lui è già con la testa, lo stanno ghigliottinando, e mentre lo stanno ghigliottinando lui pensa alla sua donna e sente questa e poi si sente subito la testa che cade, no? E Berlioz conosceva bene questo argomento, adesso ve lo spiego. Dopo la delusione con la Smithson,
Per distrarsi si era fidanzato con una giovane pianista che si chiamava Camille Mock. Tra l'altro era la ragazza di un suo amico, gli ha fregata a un suo amico. Durante la sua permanenza in Italia, però, Berlioz venne a sapere che Camille aveva sposato un famoso costruttore di pianoforti. E allora meditò di uccidere lei, già che c'era anche la madre di lei, e poi di togliersi la vita, di suicidarsi. Però non è che dice, l'ha pensato in un attimo. No, lui è proprio partito con una pistola, una bottiglietta di arsenico, è arrivato fino a dove doveva arrivare, perché per ammazzare la donna, e anche la madre, perché c'era anche in mezzo qualcosa con la madre, non ho capito bene perché. Poi non ce l'ha fatta, si è gettato in mare, è stato ripescato e ha cambiato idea. Altrimenti noi di Berlioz sapremmo solo che era un dotato compositore dei primi dell'Ottocento che ha scritto qualcosa, e invece un femminicida, cioè quello è femminicidio a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Però non l'ha fatto. In questo brano a un certo punto c'è una successione di accordi talmente innovativa che nella partitura l'autore scrive: non è un errore di copiatura. Il compositore raccomanda ai violini e alle viole di non correggere le loro parti mettendo un bemolle davanti al re. Cioè, allora non era il direttore, ma era proprio il violinista che diceva: ma questo è sbagliato, cambiava, e lui dice: non lo fate, per carità, è proprio così, è un passaggio che ancora oggi è un passaggio incredibile. Fa così. Questi due accordi che sono insieme e poi subito, no? Questa cosa. E va bene, questa marcia praticamente è derivata da un'opera incompiuta di Berlioz, questa proprio presa di pari pari, non fece neanche la fatica di ricopiarla, cioè lui ha preso la marcia già scritta, ci ha attaccato sopra, ci ha incollato sopra con una striscia di carta un altro titolo, e questo è il quarto movimento. Ecco. Notte di Sabba è l'ultimo movimento, è quello più impressionante di tutti. Questo ve lo faccio sentire per intero perché non si può tagliare.
dura 9 minuti, però bisogna. Allora, egli immagina d'essere al Sabba, tra un gruppo di streghe, stregoni, è sempre sotto effetto, no, della droga, streghe, stregoni e mostri orribili d'ogni genere, qui riuniti per i suoi funerali. Strani rumori, lamenti, risate, grida lontane, cui altre sembrano fare eco. La melodia dell'amata riappare, ma ha perduto ogni carattere di nobiltà e di pudore. Non è più se non un ignobile e triviale motivo di danza. Vedete come si è vendicato, perché questa non lo considerava. È lei che viene al Sabba, cioè lei è il capo delle streghe. È lei che viene al Sabba e si unisce all'orgia diabolica. Campane funebri, parodia burlesca del diesire, ridda infernale. Allora, questo brano era stato abbondantemente abbozzato per un balletto per il Faust di Goethe, che poi lui non ha scritto. E qui si capisce anche il discorso sui i diavoli, eccetera, eccetera, i mostri, Mefistofele, eccetera. Si trovano qui alcuni luoghi comuni del romanticismo, soprattutto letterario, cioè l'amore per il macabro, per il deforme, per il grottesco. Una cosa però che occorre considerare è l'aspetto apertamente blasfemo, giustificato dall'argomento, stiamo parlando di una ridda infernale, insito nella parodia burlesca del diesire, perché il diesire è un canto gregoriano, è un canto che fa parte della liturgia cattolica e qui viene collocato all'interno di questa orgia diabolica, cioè praticamente è una messa nera. Cioè questi diavoli prendono un, questo nessuno lo mette mai in evidenza, questi diavoli prendono un canto cattolico e lo usano per fare una messa nera. E il canto è proprio quello, il diesire, per chi non lo conoscesse, ma l'hanno usato tutti, l'ha usato persino Kubrick all'inizio del Shining. La fantasia di Berlioz qui raggiunge, la fantasia orchestrale raggiunge qui il suo apice. Senza questo brano probabilmente non sarebbero nati La notte su Monte Calvo di Mussorgsky, che però è del 1867, La danza macabra di Saint-Saëns, che però è del 1874, stiamo parlando di 40-50 anni dopo. Nemmeno certe orchestrazioni di Rimsky-Korsakov e secondo me neanche L'uccello di fuoco di Stravinsky, che è del 1909, perché c'è addirittura un, a parte che l'orchestra suona a un certo momento come, non come un'orchestra ottocentesca, ma come un'orchestra novecentesca, suona come Stravinsky dell'uccello di fuoco, ma siamo nel 1830 e c'è un punto per soli archi che addirittura fa pensare alla musica per archi, celeste e percussione di Bartok. Quella proprio è del 1937, quindi più di 100 anni dopo. Memorabile l'uso del clarinetto piccolo, che è uno strumento che fino a quel momento veniva usato solo nelle bande, che propone l'idea fissa. Questa volta abbiamo visto che è diventata grottesca, stregonesca questa idea fissa. Quindi lui ci vuole uno strumento che dia l'idea proprio della, non solo della cattiveria, ma anche della cattiveria grottesca, questa del deforme, questa strega è non solo è deforme, è cattiva, no, eccetera. E l'uso delle campane da chiesa accentuano il discorso della blasfemia di cui ho parlato e l'effetto nuovissimo degli archi usati col legno, cioè anziché in questo modo, ma con l'arco rovesciato. Anche questo mai usato in una sinfonia fino a quel momento. C'è un punto in cui dà questa idea di crepitio, sembra una cosa strana. È questo rumore, diciamo. E poi ci sono degli strumenti che oggi sono caduti in disuso, che oggi non si usa più, diciamo, usarli. Uno è questo che si chiama oficleide,
E all'epoca era abbastanza usato, soprattutto l'ha usato anche Rossini, insomma, sembra strano, però l'ha usato Rossini, l'ha usato Verdi. Lo Fuclide adesso viene sostituito, diciamo, da una tuba, però, ripeto, è la prima volta che si... E poi c'è questo, è proprio bello, questo si chiama il serpentone. E non immaginavate che esisteva il serpentone, però esisteva il serpentone, che era una cosa fatta appunto così, e questa è un'altra cosa blasfema, perché il serpentone veniva usato per sostenere il basso in chiesa durante i cori gregoriani, e lui lo usa qui. E prima di concludere, appunto, bisogna, dopo vi faccio sentire tutto quanto, vi racconto come è andata a finire la storia fra Berlioz e la Smithson, perché uno potrebbe dire, vabbè, poverino, ha scritto questo capolavoro, però è rimasto comunque, insomma, un amore infelice. Allora, nel 1832, questa Smithson andò ad ascoltare finalmente la sinfonia. Nel frattempo era stata revisionata, perché l'ha revisionata un sacco di volte, e Berlioz le aveva riservato un palco d'onore, però lei non sapeva niente. In quella serata però tutti la riconobbero, perché questo amore di era un gossip grosso, questa cosa di Berlioz. Tutti sapevano che questa sinfonia era dedicata a questa misteriosa attrice, nessuno l'aveva mai vista, ma chi è, ma cosa è? Beh, lui la invita, la fa salire sul palco d'onore e lei si trova tutti gli occhi di tutta la sala che erano diretti, ma non erano occhi qualunque, perché in sala c'era Liszt, Chopin, Paganini, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Heinrich Heine. Quindi c'erano tutti questi che la guardavano e lei dice, lei legge questo programma e improvvisamente capisce, ma sono io, lui sta parlando di me in questa sinfonia. Rimane veramente scioccata, no? E non sappiamo come la prese quando si vide la presentata appunto come un ignobile e triviale motivo di danza, perché questo poi alla fine successe. Fatto sta che dopo poco tempo cedette al compositore e i due si sposarono. Si sposarono nel 1833, Liszt era tra i testimoni. C'è qualcuno che dice questo, che Berlioz è il trionfo dello stalker. Ebbero anche un figlio, però il matrimonio non fu felice, perché la realtà è sempre diversa dalla fantasia. Nel frattempo questa Harriet era una carriera in declino, si era consolata con l'alcol, era diventata un'alcolista, era gelosa, era irritabile e il matrimonio durò solamente 8 anni. Tra l'altro poi lei, quando si sposarono, continuava a non sapere una parola di francese e lui una parola di inglese, quindi non si capisce neanche bene come comunicasse, forse a gesti, non lo so, forse lui gli suonava le melodie, non lo so. E Berlioz poi si sposò una seconda volta nel 1855 con una certa Marie Réchaud, che era una cantante di secondo ordine, che però lui la voleva sempre con sé in queste opere che faceva, ma cantava malissimo. Lui scrisse: miagola come una dozzina di gatti. Questa Marie Réchaud però morì pochi anni dopo. Nel 1864, e qui concludiamo, Berlioz fece l'ultima follia per una donna idealizzata. Sembra incredibile, ma successe. Cioè lui si ricordò di quando aveva 12 anni che si era innamorato di quella 17enne che si chiamava Estelle, alla quale aveva dedicato quella romanza, e tornò nel suo paese d'origine per rivederla e per chiederle di sposarlo. Ovviamente lui c'aveva già sui 62 anni, lei ne aveva 67, e quando lo vide, insomma, per carità, trovò questa signora che fu gentile, insomma, ecco, però giustamente si rese conto che era un'assurdità, no? E quindi lo rifiutò. E lui, insomma, poi dopo lui, poi detto, morirà poi, mi sembra, pochi anni dopo. Però, insomma, ecco, questo per dire che tipo che era questo Berlioz. Adesso ascoltiamo questo movimento, ultimo movimento, la Ridda Infernale.
Thank you.
Era Dudamel con l'orchestra di Francoforte, io lo dico solamente adesso, scelto perché non tanto per così la coreografia che lui ha, sono molto espressivo, ma anche perché riesce molto bene a mettere in evidenza tutti gli aspetti, diciamo, moderni, novecenteschi, direi, che ci sono in questa musica. Bene, io adesso vi darò appuntamento, non so, mi ricordo esattamente quando è, ma è tra un mese che noi facciamo questa cosa, il secondo incontro, e mi sembra che sia quello su Schumann. E ho scelto appunto questi cinque compositori molto diversi fra loro, e lui, diciamo, mi sembrava giusto iniziare con Berlioz, iniziare, però in ognuno di questi io cercherò di mettere, ecco, in evidenza degli aspetti un po' particolari, un po', diciamo, gustosi, che uno normalmente, a cui uno normalmente non va a pensare, no? Cioè, per esempio il fatto di Chopin, che è una cosa che mi è venuta stanotte l'idea, perché siccome di Chopin si dice sempre che sono dei cannoni che sono sepolti sotto i fiori, no? Cioè che appunto Chopin ha questo, che sembrano dei fiori, però poi sotto... Allora mi veniva a chiamarlo i cannoni di Chopin, ma poi tra il trip di Hector Berlioz, i cannoni di Chopin mi sembrava un po' eccessivo. Quindi adesso devo trovare un altro, diciamo, titolo. Va bene, comunque vi ringrazio e arrivederci alla prossima.